thank you so much Diane, and uh, as Diane was saying if anyone needs to have some uh, uh, details in english i will stick around and uh, uh, feel free to reach, reach out to me and talk to me and i will explain uh, the bits and bytes of the uh, topics that i'm going to have the discussion now in italian mi presento io sono marco d'angelo lavoro per uh, uh, microsoft uh, Italia più o meno, nel senso che eh, lavoro per un team internazionale che si incarica di lavorare con gli sviluppatori. Ora, rivesto due o tre ruoli diversi, è per questo che comincio la presentazione ingessato, non esattamente con la camicia bianca, ma poi mi perdonerete, magari evolviamo il discorso verso un ambito un po' più tecnologico. Tendenzialmente la presentazione oggi su che cos'è? Oggi è su una tecnologia che viene chiamata... A ARO, uh, Azure Red Hat OpenShift. Che cos'è che rappresenta ARO? ARO praticamente il percorso terminale di una partnership che con Red Hat va avanti da diverso tempo, ma che negli ultimi anni è diventata sempre più forte. Diciamo che negli ultimi Open Source Days, quando sponsorizzavamo l'evento, la gente si chiedeva che cosa ci facessimo. Diane giustamente diceva: Non mi sarei mai aspettata di avere una conferenza per sviluppatori e community con un tizio di Microsoft che parla, eppure ci siamo arrivati. Perché questo? Perché indipendentemente dalla partnership, indipendentemente dal, dal tutto, siamo due realtà, poi chiamateci aziende, chiamateci uh, vendor, quello che volete, che nell'ambito delle proprie competenze indirizzano noi il 95% delle top 500, uh, Red Hat indirizza il 100% delle Fortune Global 500, Microsoft è presente per essere... In tutte le società anche le più piccole, ma Azure, che è il focus della chiacchierata di oggi, ha ancora una penetrazione diciamo del 95, non esattamente del 100%. Siamo quindi qui a discutere di che cosa? Della partnership che, data, come dire, indietro di parecchio tempo. Data indietro di quando supportavamo Red Hat uh, come macchina virtuale su Hyper-V, uh, data di quando abbiamo importato le immagini dal mondo on-premise, le abbiamo messe su Azure di uh, Red Hat Enterprise Linux, del fatto che abbiamo in Italia degli esempi, tutto sommato, estremamente importanti di carichi applicativi tipo SAP che girano su. REL su Azure, SAP di realtà produttive industriali italiane, quindi ce ne sono tante di cose che possiamo fare insieme. Una, delle quali, una di quelle sulle quali ci stiamo concentrando è la parte Open Shift, perché rappresenta e ne siete testimonianza tutti quanti voi, un grandissimo focus per uh, realtà, sviluppatori, partner, eccetera. Ora, tendenzialmente. Non vi devo spiegare qual è il valore di OpenShift perché siete qua e perché avete visto quelle che sono tutte le considerazioni fatte sull'evoluzione della piattaforma e dove, dove Red Hat sta andando con, con Red Hat. Uh, la considerazione che vi faccio è una considerazione un po' più generale rispetto a Kubernetes. Allora, Kubernetes fatto bene è complicato. Noi abbiamo come Microsoft la nostra uh, implementazione di uh, Kubernetes su Azure che si chiama KS. Non tantissimi clienti sono in questo momento in produzione con quella roba là perché? perché la complessità che sta dietro a tutto quanto quello che deve essere tenuto in considerazione quando si fa un'implementazione uh, enterprise grade con applicazioni che se si fermano fermano l'azienda non è banale uh, i cluster vanno installati vanno mantenuti devono essere sicurizzati deve esserci poi quella che si chiama day, day to operation cioè è facile installarlo e metterlo in piedi poi devi essere sicuro che man mano che i tuoi sviluppatori a botta di deploy di vario tipo riescano a sfruttare la piattaforma per questo motivo che cosa Viene fuori. viene fuori che molte dei challenge che stanno dietro all'utilizzo di una piattaforma Kubernetes based dove tutto bello quello che volete, il mondo DevOps, tutto bello il nostro processo agile con sviluppatori, sistemisti, chi si occupa di security, di networking, di database che magari fanno uso davvero di metodologie e di tool per il versioning di quello che fanno. Ma la parte di security, la parte di maintenance e la parte di delivery sono cose con le quali non si scherza. OpenShift da questo punto di vista dà davvero una mano. In quanto dà la possibilità, indipendentemente dalla tecnica o dalla tecnologia sottostante, di uh, astrarre molto e di rendere davvero molto, uh, se volete, predicibile tutto quanto quello che è il processo che afferisce a questi, tre, uh, a questi tre ambiti. Ora, il perché si sceglie Kubernetes, il perché si sceglie OpenShift? Abbiamo detto, l'hanno già spiegato, ed è quasi, se volete, lasciatemi dire, compito dei colleghi Red Hat raccontarvela per bene. Per quanto riguarda. Me l'idea era raccontarvi un attimo come si mettono insieme queste due cose, quindi scusate fa caldo, ma un po' per quello, un po' perché abbiamo finito con le slide con le Fortune eh, e Garner, togliamo la giacca. Allora, Azure. Quante persone sanno cos'è Azure in questa platea? Fatemi la cortesia per alzata di mano. Grandissimi. Quante persone in questa platea usano Azure anche per il sitarello, come dire, istituzionale, ma hanno qualcosa in produzione su Azure? Eh, eh diciamo, un po' ampi margini di miglioramento, come si dice. Va benissimo. No. Scherzi a parte. Per, non, non vi sto a spiegare cos'è Azure, il cloud iperscalabile scalabile di Microsoft che se la gioca a pari con AWS, GCP e dietro. e... Quelle cose là le conoscete, le leggete, come dire sul, sul gossip internetarlo tutti i giorni. Uh, L'idea era raccontarvi cos'è Azure, non tanto come eh, com è fatta, quali sono i servizi: 97 tipologie di classi di servizi, macchine fino a 64 Terabyte, di RAM, quella la sapete, la trovate tranquillamente. Azure è questo: Azure: sono 57 region. Sparse per il mondo, le ultime due che abbiamo uh, uh, come dire, aperto e battezzato il mese scorso sono in uh, Svizzera e in Norvegia. Nell'arco del 2020 apriremo altre due region in Europa, non vi dico in che country se non sembra brutto. Uh, quello che fa la differenza rispetto al Kubernetes è complicato, ci vuole OpenShift. A volte l'infrastruttura è complicata e quando diciamo che l'infrastruttura è complicata ci vogliono i backup, ci vuole la resilienza, ci vuole la business continuity, bisogna essere in grado di resistere all'alluvione, al terremoto, a quello che volete. Il più grosso investimento che Microsoft sta facendo oltre il livello di partnership con realtà come Red Hat è un investimento banalissimamente su quella che è la componente di building. Noi spendiamo. 3 billion, una volta erano 3 billion all'anno, adesso sono 3 billion a semestre, per aprire nuovi data center. Avere a che fare con un data center Microsoft o mettere un cluster OpenShift su Microsoft Azure significa che da qualche parte, dove scegliamo di metterla, abbiamo come minimo, come minimo due data center, una e due. Tendenzialmente tre, perché eh, stiamo facendo, finendo il rollout del concetto di zoning. Quindi troverete tre zone di resilienza per ognuna delle 57 aree in cui abbiamo data sempre. Okay. Questo mi serviva per passare un messaggio legato al fatto su come si fa infrastruttura. Non abbiamo da imparare quasi da nessuno, le ultime cose, le anche viste, le ultime tipologie di data center che mettiamo a disposizione, impieghiamo tre mesi dalla uh, progettazione al deployment di un data center, perché i nostri data center somigliano a questa roba qua. Non ne abbiamo ancora uno in produzione reale, li stiamo, come dire, affossando letteralmente in questi giorni. Con il beneplacito di tutto quanto quello che è il controllo per l'impatto ambientale, i pesci amano quel grado in più che un data center gli dà nelle acque del nord, nord Europa, ma tendenzialmente questo è il, come dire, il perché in genere si sceglie o si lavora con, ah, con Azure. Perché se metto un workload in produzione su Azure, quello che si rischia è che, che il workload sia effettivamente non solo bollato con la disponibilità dei 5-9 di uh, availability, ma perché effettivamente questa cosa ci sia. Poi uno dei vantaggi dei cloud iperscalabili e anche per quanto riguarda diciamo così, OpenShift è il fatto che questa cosa si può testare, la possiamo verificare senza implementare, senza investire un rene e poi decidere se vediamo che le premesse e le promesse sono mantenute, eventualmente andare in produzione. Questo nulla di nuovo rispetto a qualsiasi altro cloud iperscalabile, vi dicevo. Il mio messaggio era semplicemente per darvi un'idea di quanto completa possa essere l'offering in questo momento e quanto Microsoft ci crede. Quindi non è solamente un, come dire, un uh, fuoco di paglia l'investimento che Microsoft ha. Lo, lo facciamo e siamo in questo momento più o meno la più grossa compagnia in termini di capitalizzazione al mondo, semplicemente perché c'è un grosso ritorno da questo tipo di investimento. Ok, e qua finisce la chiacchiera su, ah, su Azure. Adesso mi si arrabbia il signore, se no avrei fatto una cosa ulteriore e avrei tirato fuori questa roba qua, che è il perché Microsoft lavora con Red Hat? Perché Microsoft da 5 anni a questa parte è tornata indietro a lavorare non solo con le società, le imprese, Office, Exchange, per carità, ma è tornata a parlare con gli sviluppatori. E quando parliamo con gli sviluppatori abbiamo capito che non possiamo più essere solo software vendor, non ha senso essere quelli che vendono .NET, SQL e Windows Server. Se gli sviluppatori usano una tool chain che non è basata su Microsoft, se Linux è il sistema operativo d'adozione, se MySQL, PostgreSQL e Redis sono ognuna per le sue aree. Gli ambiti di database preferenziali per fare caching, piuttosto che per fare transazioni, piuttosto che per essere scalati dovunque, va benissimo che sia così. Questo perché non esiste più, vi dicevo, la Microsoft che deve solo vendere SQL Server, che per carità è un grandissimo prodotto, come lo è Windows con iS, eccetera, eccetera, ma non è più solo quello il nostro business. Per cui, che cos'è Azure Red Hat OpenShift o ARO, come lo diciamo in italiano? fondamentalmente è una implementazione fully managed di OpenShift, ingegnerizzata con Red Hat, quindi terra a terra, la vende Microsoft, siete quei pochi utenti che usano Azure in produzione, potreste addirittura accenderlo in, all'interno delle vostre sottoscrizioni, non è l'unica modalità che esiste per far girare OpenShift su Azure, Esiste ancora la possibilità di avere la templetizzazione della Farm che mette dentro i master, i node e eh, tutto quanto quello che siamo abituati a vedere in termini di una gestione di una Farm open shift, Ma è un'implementazione che si porta dietro una slA del 99,9. Sla del 99,9 significa che se va giù vi ridiamo, vi facciamo come dire, la nota di credito del, uh, del costo uh, diciamo uh, dell'esborso già fatto che si incarica di essere sufficientemente aperto, poi in massimo sufficientemente aperto, uh, saremo presenti al, uh, agli Open Source Days con Red Hat, racconteremo casi di clienti che stanno usando Arrow, casi di clienti che hanno detto io con Arro, io con OpenShift devo fare cose talmente come dire, eh, di un certo tipo, devo modificare talmente tanto l'infrastruttura sulle quali ARO magari non match, ma nel, nella, nel 90% dei casi, lasciatemi dire, ARO è non, uh, un non given, come, uh, uno starter come problema, e in termini di scalabilità, quello è il vantaggio diciamo, derivato dalla parte cloud. Quindi entrando un po' più nel dettaglio. Se immaginate quella che è un'implementazione di base di un cluster OpenShift su Azure, co a cosa somiglierebbe? Somiglierebbe ad una serie di macchine virtuali che hanno il ruolo di master, tendenzialmente tre, da blueprint, uh, macchine di infrastruttura che fanno da scale set e da application, quindi sempre, scusate, macchine virtuali di cui, come su qualsiasi altro cloud provider, voi gestite e scegliete la parte di... Uh, storage, premium, non premium, costoso o meno, la componente di uh, macchine con la necessità di gestirle, perché è vero che Azure li accende, ne fa il logging, ne fa la parte di healing, la fa passare da un data center all'altro, da una regione all'altro, ma comunque sono macchine virtuali che esistono e dovete sapere che esistono c'è la componente di bilanciamento c'è la necessità di esporre tutto all'esterno c'è la necessità di proteggere quello che esponiamo all'esterno, c'è la possibilità o la necessità di gestire le componenti di sicurezza legate all'autenticazione Azure Active Directory piuttosto che Azure Key Vault lo store di tutte quante le credenziali di accesso a quelle che possono essere componenti applicative, database e quant'altro che stanno sopra sotto l'infrastruttura. Questa roba qua si implementa in Azure ed è Disponibile da ormai due anni con quello che si chiama supporto congiunto di Red Hat. Se un cliente Azure qualcosa non torna, chiami Azure il supporto Azure, poi chiama l'ingegnere Red Hat e viceversa. Che cosa comporta questa roba e in che cosa cambia uh, le regole del gioco uh, OpenShift su Azure? Questa cosa comporta, dicevamo, che esistono dei cluster da gestire, esiste la parte di security. Uh, di, come dire, di infrastruttura applicativa e logica da dover gestire esiste la, la necessità di verificare anche come monitorare e operare le VM non fosse altro anche per fare efficienza uno dei vantaggi dei cloud scalabile è che io accendo e scalo, poi se non mi serve prendo, spengo, faccio in modo di scalare verso il basso le risorse quando non ho carico in maniera da risparmiare, tutta questa roba qua se un cluster ce l'ho in produzione usando il paradigma delle VM è a carico mio la gestione nel momento in cui passiamo a Daro, cosa succede? Che, scusate, ho fatto un po troppo, tac, che tutta questa infrastruttura qua la assorbiamo, la facciamo sparire e quello che rimane è semplicemente la gestione per me amministratore delle componenti di devo integrarti con l'active directory dell'azienda se lo voglio, se voglio che l'accesso anche alla console di amministrazione di OpenShift venga fatto con credenziali di AD. Devo gestire i secrets utilizzando uno store secure, non li andrò sicuramente a mettere dentro il script di configurazione da qualche altra parte, quindi userò un altro servizio che è quello di Azure Key Vault se voglio, altrimenti faccio escrow dei dati da qualche altra parte. Se volete con Azure posso addirittura utilizzare un modulo HSM per metterci certificati e credenziali, e tendenzialmente da quel punto in poi è solo console di amministrazione e gestione delle app. Andando avanti quindi quello che viene fuori è che la componente di uh, focus come persona IT, come sviluppatore, come altro ce l'ho sulle componenti applicative, quelle non me le dovrei nessuno perché è il mio pane, quindi creare container, deployare container, gestire la componente di automazione delle build, scegliere quella che è la mia e crearmi la mia pipeline di CI, CD, se voglio usare Azure DevOps piuttosto che GitHub, piuttosto che Jenkins per la parte di CD quello è in un invariante per quanto lasciatemi dire ci tocca. Per quanto riguarda il focus di Red Hat e Microsoft è tutta la parte di orchestrazione di più basso livello, networking, storage, registry, telemetria, security fino alla componente infrastruttura, quindi il cavo HDMI che non funziona in questo caso specifico non c'è, ma nella componente diciamo così di uh, interazione e integrazione, è roba di cui ci facciamo carico noi ed è contrattualizzata tra la componente cliente e la parte Red Hat Microsoft, dicevamo. Quindi, fondamentalmente, che cosa che mi porto a casa? Secondo me, le cose che danno un minimo di informazione in più sono la componente di uh, alta affidabilità e node scaling, given, data come caratteristica della piattaforma, cioè il prodotto scala senza dover fare investimenti su hardware, ci siamo, e la componente di first party Azure Service. Essere un first party Azure Service significa che non è, lasciatemi dire, una blueprint, un deployment, un accrocchio, significa che è un investimento, una cosa per cui rispondiamo in prima persona. Quella roba deve funzionare perché è un prodotto, passatemi in termine brutale, è un prodotto Microsoft realizzato con il paese di Red Hat, ma è a tutti gli effetti una sorta di contratto implicito tra noi e voi. Relativamente agli altri aspetti più tecnici, la componente di Virtual Network Integration, per chi avesse diciamo, un'idea di come funziona Azure, e la faccio vedere tra un secondo, è quella che poi mi consente di, se ho fatto un investimento tutto sulla componente cloud, di gestire la parte di sicurezza. Se ho un investimento ibrido per cui ho un cluster OpenShift con applicazioni nel cloud e una serie di workload applicativi che sono ancora on-premises e questi si devono e li devo far parlare, la componente di networking che sta sotto a Azure è pensata per venire in aiuto e non rendere complicato il tutto. Ora, per quelle persone che hanno già dato un'occhiata a Azure, in che cosa si traduce avere uh, OpenShift su Azure come servizio first party? Significa che non è semplicemente un'implementazione, un'installazione da marketplace. Prendo, faccio clic e installo. È un servizio che è integrato sia con la GUI, quindi sia con il portale di Azure, sia con quelli che sono i componenti. Perché ha familiarità con la CLI di Azure, con uh, il comando EZ. EZ è. Qualunque cosa debba fare su Azure e genera e provisiona cluster Kubernetes nativi di Azure, eh, a AZ ZOpenShift si incarica di utilizzare quelle che sono le primitive native di OpenShift per implementare ARO. Una volta fatto questo, cioè una volta messo in piedi Aro, un'altra delle cose che vi menzionavo, e oggi non faremo vedere come dire, nativamente tutto perché poi vi spiego come fare per vederlo insieme, un'altra delle cose è l'integrazione con Active Directory, per cui io posso accedere alla mia uh, dashboard OpenShift, uh, OpenShift Container Platform, come avete visto prima, facendo logon utilizzando credenziali di Active Directory. Questo... A cosa può essere utile? A cosa può tornare utile? Può tornare utile se la mia società è implementa, o implementa già Active Directory per la securizzazione de, di quelli che sono gli ambienti on-premises, ma può tornare utile anche perché la T Directory di Azure si lega poi con quelli che sono alcuni servizi abbastanza importanti, che sono i servizi di multifactor authentication. Quindi ho gratis, ho già pagato nel servizio, la possibilità di fare MFA con uh, cellulare, token, uh, app di autenticazione con il controllo di quelli che sono eh, la protezione degli accessi, quindi il controllo di chi accede al mio cluster da dove in tempo reale, IP, geografia, timing, zoning, eccetera. Quindi un altro esempio, se volete, di quelle tematiche di sicurezza che non posso non prendere in considerazione, ma che se lavoro con una piattaforma cloud come Azure mi possono tornare già disponibili. Altro aspetto, lo menzionavamo prima. La componente di Virtual Network Integration. La componente di Virtual Network Integration serve, dicevamo, perché non perché Microsoft abbia Azure, adesso Azure è diventato il martello per tutti i chiodi. Siamo perfettamente consci e siamo quelli che hanno generato ai tempi il pro, del 75 il problema dei server sotto le scrivanie. Sappiamo che rimangono workload per mille ragioni, possono essere legati a tematiche di industry 4.0 con linee di produzione che sono là, sono in fabbrica, ma le puoi portare su, o a scenari dove la raccolta dati o il processing di dati va fatto sul campo. Una delle funzionalità più, se volete, importanti che raccontiamo è la componente di uh, VNet, di networking, che sta dietro ad Azure, che è quella che mi consente, ad esempio, con servizi come ExpressRoute di aprire un peering diretto tra quella che è il mio networking e la componente uh, di networking di Azure facendo meshing di quella che è la mia rete MPLS piuttosto che parlando con il mio provider di connettività e dicendo io non voglio passare su internet a uh, VPN o non VPN, voglio parlare direttamente per tagliare la latenza piuttosto che per garantirmi sicurezza nelle comunicazioni con Azure. Anche questo è un, lasciatemi dire, non un problema che vale per, storicamente per Azure, ma che è stato mappato espressamente su uno dei servizi che mettiamo a disposizione per, uh, per ARO. E l'ultimo aspetto era la tematica di uh, supporto unificato. Non perché Microsoft uh, è qui sopra, Abbiamo la pretesa di essere quelli che danno supporto a tutto facendo poi cadere i ticket, ma il tema è tutto quello che è infrastruttura, di quella parte sotto dicevo gestita da noi, è massima responsabilità nostra farla funzionare come lo facciamo per i circa uh, 970 clienti uh, enterprise che abbiamo solo nel nord Italia che con, fanno un consumo enterprise di Azure, quindi, diciamo che Uh, enterprise intendo dalla, dai 200k in su circa, uh, ma lo è anche per la parte, se volete, volete Red Hat. Quindi indipendentemente da come mi presento, se cliente Red Hat o cliente Microsoft, il supporto sarà, sarà congiunto. Queste fondamentalmente sono uh, tutte cose che servono a passare il messaggio del abbiamo la consapevolezza, dicevamo, abbiamo iniziato la discussione dicendo Red Hat OpenShift, è una risposta ad un problema complicato, come fare Kubernetes in maniera uh, seria e in maniera funzionale. Lo è di nuovo se lo implementiamo su Azure, facendo che cosa? Facendo notare che anche la parte di security Tendenzialmente eh, legata alle tematiche di autenticazione, abbiamo citata: la parte vabbè, di TLS, Sava, Sava Sandir, la componente di certificati che posso importare e quindi usare direttamente i miei, la parte di virtual networking, ma anche la parte di, eh, lasciatemi dire, eh, hardening. Tendenzialmente, una delle complessità che a volte si nota è in termini di sicurezza, quanto tempo impiega un vendor a recepire quelle che sono le fix di security che vengono messe a disposizione della community, in questo caso sul progetto uh, Source, Kubernetes, rispetto a uh, OpenShift, quello che vedete qui è tendenzialmente nel momento in cui OpenShift porta a casa quelle che sono le fix, portano a casa uh, tutti i miglioramenti di piattaforma, per quella che è la piattaforma supportata al momento su, uh, su ARO, che quindi è la 3, stiamo arrivando con, con la 4, immediatamente appena queste sono state raccolte all'interno di OpenShift vengono rese disponibili come build all'interno di, di ARO. Quindi è sempre current rispetto alla versione corrente deployata il livello di security fix uh, di piattaforma. Uh, questo vale sia per la parte dicevamo, di fix in sé, sia per la parte di integrazione con quelle che sono le altre funzionalità native di Azure. Quindi uh, OpenShift su Azure si integra con la componente di sicurezza che stai dietro i pezzi di storage, di audit e logging, di network isolation e a tutto quello che è il security ecosistema che c'è. Perché Azure non si ferma a far funzionare Aro, uh, si estende dando la possibilità, se voglio complementare quello che uh, OpenShift su Azure fa con. Un sistema di logging di terze parti, se preferisco Splunk rispetto ad altro, piuttosto che un sistema di monitoraggio di uh, application firewalling diverso rispetto a quello fornito, essendo, come dicevamo prima, concludendo, il servizio first party, tutti gli altri pezzi di Azure si mettono davanti o in parallelo ad Aro per uh, complementare o aumentarne quelle che sono le caratteristiche. Ora, in termini di developer experience, una volta che l'avete implementato, una volta che abbiamo fatto a Z OpenShift Create, che siamo andati sul portale di Azure, abbiamo creato il cluster ARO, da lì in poi l'esperienza di gestione è esattamente la stessa. Quindi quello che avrei fatto con i tool classici di OpenShift, o si login, o si new project, o si new app, sono al 100% le esperienze di gestione e di management che trovate per arrivare da lì al publishing delle proprie applicazioni, chiudo dicendo: se dovete portarvi a casa una parola del a che cosa mi serve l'OpenShift Managed su Azure. Mi serve a fare le cose fatte bene per definizione, ma velocemente. Perché velocemente riesco a fare il provisioning di ambienti di test e uh, development, a fare il deployment degli ambienti di produzione e se qualcosa non va, se il progetto subisce ritardi, se ci sono considerazioni, fare lo scale down o lo scale up dell'applicazione è una cosa letteralmente insita nella piattaforma. Non devo comprare hardware, non devo fare over provisioning, non devo fare cose, cose del genere. Ok, chiudo con due considerazioni. Uh, vediamo un attimo se. Ok, usiamo prima questa slide. Uh, dove possono essere fatti approfondimenti sulle cose che abbiamo detto, perché in 30 minuti raccontarvi che Microsoft, Cosa Azure, Cosa OpenShift, come lo mettiamo insieme, era abbastanza challenging. Come Microsoft, con il supporto di Red Hat, noi realizziamo nei nostri uffici di Milano e Roma dei laboratori, li chiamiamo workshop, che sono degli hands-on lab, con... Teacher uh, di partner Microsoft, quindi non Microsoft uh, to Cure, che guidano in una giornata di laboratorio dalla creazione dell'applicazione, utilizzo di microservizi, deployment, creazione del cluster, creazione di aria, deployment del, dell'applicazione e del monitoraggio. Uh, riceverete nella thank you mail che vi invieremo se avete dato l'ok okay a essere contattati. Altrimenti, poi contattate i vostri referenti Red Hat o Microsoft se ne avete per sapere uh, quali sono le date di questi workshop. Diciamo: Milano e Roma, se vediamo che c'è tanta richiesta, ne organizzeremo anche altri. Uh, saremo poi presenti al uh, Red Hat uh, Open Source Days di Milano. E Roma a fine novembre-inizio dicembre per fare demo interattive in un boot con uh, la componente, diciamo così, di, uh, di tutto. Uh, se avete ulteriori informazioni, richieste, eccetera, oltre che contattarmi perché sono in giro, mi trovate su LinkedIn e su, uh, e su Twitter. Seguitemi, contattatemi, le informazioni sono pubbliche, le condividiamo senza problemi. Grazie mille a tutti. Applausi.